Sono Cretti Paolo, vengo da Donna, sono un candidato del Partito Democratico. Mi sono deciso di mettermi in gioco, vista la situazione politica e amministrativa della Valle d'Aosta. Credo che sia importante che in questo momento difficile per tutti quanti sia il caso di mettere in atto dei provvedimenti per la gente comune. Questa parola, assieme a tutti gli altri aspetti che porta avanti ormai da molti anni il Partito Democratico, mi hanno in qualche modo portato a fare questa scelta. Lavoro nel mondo dell'agricoltura e mi confronto giornalmente con le aziende agricole e quindi mi rendo conto benissimo quali sono le difficoltà delle nostre aziende agricole. L'attività delle nostre aziende agricole si svolge in un territorio difficile, quindi produrre ad esempio del latte è oneroso. Basta fare un piccolo confronto col costo del gasolio e ci rendiamo conto di che sviluppi ci sono stati sul lato costi di produzione. Bisogna in qualche modo che l'amministrazione regionale ogni anno e ogni quinquennio prenda in considerazione di concertare con le parti per le iniziative, per i finanziamenti, per tutte quelle attività che possono garantire un reddito alle aziende agricole che ci creano occupazione, reddito e prodotti di qualità. Ad esempio la Fontina, questo prodotto DOP che abbiamo qui in Valle d'Aosta, rinomato nel mondo, non può essere pagato a 6,20 euro quando viene prodotto di qualità nel peggio della Valle d'Aosta, dove troviamo la flora e i gusti che ormai nella maggior parte della stagione invernale non possiamo mai assaporare. Quindi bisogna dare un giusto valore al prodotto che di riflesso dà un reddito garantito all'azienda agricola. Infatti abbiamo delle famiglie che vivono completamente di agricoltura, ci lavorano il territorio e preservano dai rischi che ogni anno incombono sul territorio valdostano. Altri aspetti che cui vorrei portare a sostegno della mia candidatura sono quelli legati a, in quanto sono anche padre, quindi la scuola, i trasporti che devono essere potenziati, bisogna fare delle scelte precise e soprattutto per il bene comune, quindi per la gente che abbiamo sul nostro territorio. Anche per l'Università della Valle d'Aosta proporrò e proporremo tutti insieme, qualora riusciamo a portare a casa un bel risultato, di cercare dei settori più consoni alla posizione, quindi alla situazione montana, quindi studi e contributi sul territorio montano, e ridimensionare questi progetti, queste grandi opere che spesso e volentieri l'amministrazione regionale precedente ha proposto senza senso.